sollecitazioni di autori dall'esterno, riflettiamo su cosa questi 200 anni hanno significato. Però una tappa di trasformazione significa anche cercare di individuare il nostro passo sul presente, di progettare il futuro, e ci siamo resi conto che non eravamo in grado di farlo da soli, che volevamo delle sollecitazioni dai massimi esperti del settore. Allora, quasi un sogno, ho scritto delle semplici lettere a amici e colleghi dei principali istituti museali internazionali, pensando che mi dicessero: ma siamo tutti impegnati. Invece c'è subito stata una reazione corale, e la prima è stata Barbara a reagire, a dire: certo che vengo ad aprire questa serie di conferenze, ti ringrazio moltissimo per essere qui. Ti ringrazio perché tu rappresenti, dirigi uno degli l'istituto più importante presente nella penisola, parliamo di penisola senza definizione di Stato, in uno Stato straniero in Italia, un museo che rappresenta però non solo la storia importantissima dello Stato, ma anche è la storia della nostra penisola, la storia delle varie fasi di occupazione, di evoluzione che si sono succedute. E quindi ti ringrazio davvero, perché tu dirigi l'unico museo universale, concetto sul quale fra poco torneremo, presente nella penisola, con tutta una serie di dinamiche molto importanti. Tu poi ce ne parlerai, fai parte anche di un gruppo di coordinamento dove siedono i direttori dei musei universali, con tutto quello che questo termine oggi significa. Ma allora, iniziando la chiacchierata con te, volevo chiederti, Barbara, cos'è secondo te un museo oggi? Questo istituto che trae il nome, lo sappiamo, dalla parola museion, che viene usata per la prima volta da Aristotele, che viene copiato da Tolomeo I Soter, che all'inizio probabilmente non aveva nemmeno delle collezioni, ma era un luogo di studio, di ricerca, di scambio, ad Alessandria d'Egitto era vicino alla biblioteca, c'erano studiosi, non sappiamo se ci fosse una collezione, ma sicuramente c'era uno scambio intellettuale. Oggi, nella nostra società, cosa rappresenta secondo te un museo? Allora, Christian, buonasera a tutti. Sono io che ringrazio innanzitutto te di questo invito, il presidente o la presidente per avermi voluto così in maniera veramente così prestigiosa ad aprire questo momento di confronto, un momento di confronto che è fondamentale, credo, per una fase di riavviamento, una fase di celebrazione. Noi come Musei Vaticani l'abbiamo fatto e tu ne eri parte, e in qualche modo il dialogo con le realtà affini, appunto i musei che in qualche modo condividono problematiche affine a quelle che noi ci troviamo ad affrontare quotidianamente, non soltanto pratiche ma anche proprio concettuali e di indirizzo, è fondamentale. Facevi riferimento a un gruppo, appunto a un consesso di direttori di musei che prende il nome di Bizot Group, da Irène Bizot, che era la direttrice dei monumenti, questi monumenti francesi, come adesso non mi viene in mente la parola, la Réunion des Musées Nationaux. Ecco, lei era la presidentessa della Réunion des Musées Nationaux francesi e ebbe negli anni 90 l'intuizione di riunire tanti direttori di grandi musei, ma nominati non per il museo di appartenenza ma per la persona, e farli ragionare su dove andavano i musei. Questo l'ha fatto negli anni 90, ancora oggi siamo un consesso, io sono stata cooptata 5 anni fa, primo direttore dei Musei Vaticani, prima direttrice dei Musei Vaticani a farne parte, e sono anche onorata di quello, ma è stato fondamentale questo confronto, lo è ancora. A breve ci riuniremo a Singapore finalmente di nuovo in maniera fisica, una volta l'anno ci si riunisce, e l'abbiamo fatto durante la pandemia molto di più di prima per confrontarci su grandi tematiche: dove va il museo oggi, qual è
il ruolo del museo oggi, ma soprattutto tematiche come restituzioni, sappiamo che sono all'ordine del giorno. E voi ne avete appena fatta una. In realtà non era una restituzione la nostra, e questo ci tengo a ridirlo, la nostra era un dono al Santo Padre di tre frammenti partenonici, è andato su tutti i giornali non soltanto italiani ma internazionali, che il Papa ha voluto donare al popolo greco attraverso la figura dell'arcivescovo di Atene e di tutta la Grecia, Ieronimo II, e come atto veramente di colloquio ecumenico verso la Chiesa ortodossa, ma soprattutto con un segno importante di dire lui, perché poi in realtà posso anche in qualche modo dire che chiaramente da direttore dei musei veder partire due pezzi così importanti, parte di un processo diciamo anche espositivo, erano nel Gregoriano Profano, erano uno dei tre frammenti era in Italia dal 600, gli altri due sono arrivati all'inizio dell'800, ma comunque erano parte del nostro percorso. E invece vedendo appunto, firmando l'atto di donazione insieme al Cardinale Presidente, al delegato dell'Arcivescovo, andando ad Atene con la delegazione vaticana per ricollocarli nel museo dell'Acropoli, mi sono resa conto dell'importanza che per il popolo greco queste opere avevano e dello straordinario gesto di generosità che il Santo Padre ha voluto fare, perché a parte l'Acropoli, sappiamo il significato simbolico dell'Acropoli, ma ecco, era quello, il direttore del Museo dell'Acropoli ha detto pubblicamente: noi non chiediamo altre cose, chiediamo quello perché il Partenone ha quel significato e non chiederemo mai nient'altro, ma questo chiaramente era riferito alle altri frammenti che sono appunto in Inghilterra, a Parigi e a Copenaghen, mi sembra. Il tema delle restituzioni comunque esiste, noi abbiamo un grandissimo museo etnografico vaticano denominato Anima Mundi, ma che è frutto, anche lì è frutto di doni di devozione al Santo Padre. Abbiamo appena riaperto due sezioni, avevamo aperto l'Oceania nel 2019 col Santo Padre che l'ha inaugurato, recentemente abbiamo aperto l'Africa e le Americhe, quindi America del Nord, America del Sud, il Canada appunto tra l'altro, gli Stati Uniti, ma anche l'America del Sud, l'America Centro America, America del Sud, con delle testimonianze straordinarie di appunto civiltà, culture, religioni diverse da quelle alle quali siamo abituati, quindi nel cuore dei Musei Vaticani effettivamente ci sono testimonianze inaspettate. Tra l'altro è il museo più numeroso in termini numerici di quantità di oggetti, sono circa 100.000 i pezzi che abbiamo dei quattro continenti, che vengono appunto dall'esposizione vaticana missionaria che Papa Pio XI all'indomani per il giubileo del 1925 in un Vaticano pre-trattati lateranensi volle, addirittura chiamò Gio Ponte a costruire quattro padiglioni, uno per l'Africa, uno per le Americhe, uno per l'Asia e uno per l'Oceania, proprio degli edifici che poi sono stati eliminati dal Cortile della Pigna, e si rese conto in epoca pre-trattati lateranensi, appunto diciamo formazione dello Stato Vaticano, post chiaramente Unità d'Italia, ma pre-trattati lateranensi, dell'importanza fondamentale, e quindi decise di richiedere ai governi, alle diocesi che avevano mandato queste opere, e fondare un museo. E questo dall'idea di come sia dinamico il museo, di come sia andato accrescendo. I musei vaticani non sono un museo, sono un complesso di stratificazioni, non soltanto di luoghi dove il papato ha vissuto, la Cappella Sistina e la Cappella Magna di Palazzo, la Cappella Parva e la Cappella Paolina, che non è nel circuito diciamo dei nostri visitatori, ma la Cappella Sistina è comunque una cappella officiata. E se il Santo Padre decide, come fa ogni tanto, di fare delle celebrazioni, dai battesimi la seconda domenica di gennaio a delle celebrazioni, il nostro biglietto non vale per la Cappella Sistina, perché si può chiudere anche senza una... Ma questo
è anche importante dirlo ai nostri visitatori, perché i Musei Vaticani non sono solo la Cappella Sistina, io non mi stancherò mai di ripeterlo, sono collezioni straordinarie, universali, perché rappresentano veramente testimonianze di creatività umana, di ingegno, veramente completamente declinate in tanti tanti culture, civiltà, periodi, che testimoniano chiaramente poi i pontefici, i cardinali, i vescovi e i laici al loro servizio, in qualche modo le hanno collezionate, dandogli ancora di più un significato anche a quelle opere pagane, alle opere egizie. Il nostro museo egizio collabora con questo museo perché è comunque un museo nato sulla scia appunto dell'attenzione verso l'egittologia, un museo nato nel 1839 e con un papa illuminato che guardava le civiltà pre-greche e pre-romane, quelle etrusche e quelle egizie vengono fondate da Gregorio XVI, ma con un intento proprio di carpire da quelle civiltà la nostra memoria, la nostra storia, le nostre radici e mutuarle in valori cristiani, cioè quei valori etici che erano propri di quelle civiltà vengono dai pontefici, e questo è il valore straordinario secondo me. E qui, se vuoi, c'è anche, e lo accennavi anche tu, forse l'aspetto più interessante e al contempo anche più complesso della gestione di un istituto come il tuo, perché certo fa parte di uno Stato o confessionale, è una grossa differenza rispetto a un museo che sia presente in uno Stato laico, e questo è un qualcosa secondo me è da tenere presente. E la formazione però di un museo universale come il museo che tu dirigi risale nella sua stratificazione a periodi in cui l'Europa, il ruolo dell'Europa, il ruolo del credo cristiano era un po' diverso rispetto ad oggi. L'Europa sta ancora cercando di ritrovare una sua identità in un mondo che è cambiato, o quanto dal punto di vista culturale ed economico ormai l'Europa vale in un mondo globalizzato. Del resto la Chiesa ha fatto di quel aggettivo cattolicos universale e lo vediamo sempre più anche nel governo stesso della Chiesa. Allora il fatto che si raccogliessero dall'età dei lumi in poi, come tu sai il nostro collega dal Victoria and Albert Museum, che sarà ospite anche da noi, dice che la stessa parola illuminismo è una parola che lui si sente di dover mettere in discussione. Come facciamo a mantenere, perché verrà anche a Hartwig Fischer che ha fatto subito dopo la pandemia anche l'atto di togliere il busto di Hans Sloane perché controverso. Ci si può interrogare, ma ontologicamente questo basta, nel senso, tolgo il busto di Hans Sloane, ma se il museo, se vedo il museo, come emerge dall'accusa che fa Dan Hicks nel suo volume The British Museum, come luogo in cui l'imperialismo, il colonialismo in un periodo eurocentrico ha portato tutti questi oggetti ad essere lì, e questa è la soluzione? Non lo so, secondo me ci sono molte altre soluzioni, e secondo me anche quello che dicevi tu, l'importante è narrare come è nato quel luogo, narrare perché è nato quel luogo, cosa rappresenta, e magari cercare di far vedere anche quali sono i valori cangianti oggi, come noi possiamo anche interrogarci sul nostro passato. Questo io nel frattempo in maniera artigianale cerco di far andare avanti le foto, perché ci hai portato delle foto bellissime. In questo ci viene in aiuto Papa Francesco, perché in realtà è lui che sul museo proprio etnologico ci dice chiunque viene a visitarci, noi abbiamo ripreso tra l'altro dopo la pandemia, abbiamo chiuso il 2019 con quasi 7 milioni di visitatori, anche forse un po' troppi, e questo è uno dei temi che forse affronteremo, ma soprattutto vengono da tutto il mondo, vengono dalle Americhe, vengono dall'Asia, vengono dall'Europa, vengono dall'Italia, vengono anche appunto da zone limitrofe, ma ognuno deve trovare la sua identità, perché noi siamo la Chiesa universale, appunto questo è giustamente il suo pensiero come il nostro, e quindi è importante che uno si senta a casa, e quindi in questo senso credo che l'idea che un
un aborigeno australiano, tra l'altro la prossima settimana organizzeremo un incontro con un'artista aborigena australiana di 80 e passa anni, cittadina diciamo onoraria australiana del 2022, che artista appunto, che presenterà una sua opera e ce la donerà e la metteremo nella nostra opera. Ecco, questo anche dagli aborigeni a chiunque possa trovare una parte della sua civiltà all'interno di tanta altra cultura. Questo secondo me è uno degli aspetti forti che ci fa pensare. Tra l'altro le nostre collezioni non sono frutto di appunto imperialismi coloniali, ma sono devozione e integrazione, e lui stesso ci dice creiamo ponti. La chiave, la cifra del nostro museo, che si chiama Anima Mundi, Etnologico Vaticano Anima Mundi, è l'idea che noi possiamo riconnetterci. I nostri curatori della parte etnologica tornano in Colombia, in Perù, in Papua Nuova Guinea e nelle Filippine, e così come in Australia, a ritrovare addirittura le radici. Recentemente abbiamo restaurato e presentato, esposto dei pannelli del Ruanda, che sono dei pannelli di raffia, che si sono salvati durante il genocidio, quindi noi si sono salvati perché erano dal 1925 da noi, e sono una testimonianza importantissima perché non ce ne sono più, erano dei pannelli delle capanne reali, che noi oggi possiamo, con dei simboli, con dei segni fatti appunto di raffia, e lì sono lì, i nostri visitatori africani li possono vedere, ed è molto più logico che siano da noi e che possono essere visti da tanti milioni di persone, in Ruanda sarebbero bruciati. Questo è il significato che secondo me può avere il museo, quello di preservare opere. Ecco, questo è un esempio, mosaico delle terme di Otricoli. Otricoli è una località proprio esattamente al confine tra Umbria e Lazio, un parco archeologico straordinario. E questo è il mosaico che ornava le terme di Otricoli e che è nel Museo dei Musei, cioè nel Museo Pio Clementino, portato in quel luogo, nella sala della rotonda che vuole emulare il Pantheon, come con l'Ercole Mastai e le opere monumentali che vedete intorno. Se voi andate oggi a Otricoli c'è una bellissima Valle del Tevere e monumenti decorticati, ci sono un po' con laterizio, è un bellissimo parco archeologico, e tu intravedi in mezzo, non si sarebbe salvato un tassello di quel mosaico. È chiaro che è un dibattito e non si può raccontare tutto in un colloquio, però è un dibattito sul ruolo del museo, ma anche su cosa, se lasciare le opere dove vengono ritrovate. Ma questo è assolutamente un esempio emblematico di come questo mosaico dialoga da tre secoli, da due secoli e mezzo, con le persone che capiscono la grandezza della civiltà romana, capiscono i valori che sono sottesi a quest'opera, e non si sarebbe salvata una tessera in quel luogo. Del resto la domanda che tutti noi ci poniamo non ha una risposta univoca e nessuno di noi ce l'ha. È un museo un luogo di conservazione o un luogo di distruzione? È un po' entrambe, ovviamente se le opere non fossero state raccolte, anche dalla curiosità, dalla voglia del collezionismo, dalla voglia di conoscere l'altro, tantissime cose sarebbero state perse. Al contempo io mi chiedo ogni volta che torniamo allo scavo in Egitto, se l'egittologia nascesse oggi con un concetto completamente diverso, lasciando i monumenti inseriti nel paesaggio, non avremmo, come facciamo noi regolarmente, non troveremmo le cappelle funerarie completamente spogliate di pezzi che sono oggi ospitati qui e in tantissime altre collezioni. Però questo fa parte comunque anche della nostra storia. Del resto il museo di spogliazione nasce già con Pergamo, nasce con Roma, che porta a Roma, porta la Grecia in primis e poi porta l'Egitto, perché porta gli obelischi. Per cui e forse noi dobbiamo invece essere consapevoli di questa storia e darne atto. Forse la vera decolonizzazione del museo è
fare una riflessione, una meta riflessione su chi siamo e cercare di rendere più tangibile, più trasparente questa storia che forse non addetti ai lavori non è poi così presente. Mentre parlavi hai toccato un altro aspetto molto interessante che voglio chiedere a te, che chiederò ad Arthur Fisher, che chiederò alla direttrice del Louvre, che è quello: come fa un museo globale come il tuo, uno dei musei più visitati al mondo, come il museo che tu dirigi, che deve affrontare i problemi enormi del numero sempre crescente di visitatori, a gestire il fatto che alcuni aspetti del proprio museo sono diventati iconici. Tu infatti lo dicevi prima, non è solo la Cappella Sistina, e al Louvre non è solo la Mona Lisa, e al British Museum non è solo la Stella di Rosetta, però ciò nonostante questi sono i luoghi che attraggono. Come fate voi a gestire? So che è un problema che a te sta molto a cuore, il problema della sicurezza delle opere, della sicurezza dei visitatori e anche della fruizione che il pubblico deve avere, perché in certi periodi di grosso affollamento diventa davvero problematico. Allora, non c'è dubbio che le sfide, diciamo, attuali e del futuro sono i grandi numeri che stanno tornando. La pandemia ha dato uno stop importantissimo di riflessione. Abbiamo sviluppato il digitale, ma già lo eravamo molto. Mi dispiace che non va in loop, perché in realtà ci sono tanti, ma non lo so se. Abbiamo sviluppato il digitale, ma credo che sia. Forse no, forse rimettendo. Così. Non procede, non so perché. Va bene, ma possiamo anche parlare sul. Sì. Lo sviluppo del digitale è stato sicuramente importante nel periodo di pandemia, è importante la conoscenza nella ricerca, ed è fondamentale informare i nostri utenti, educare, perché anche quello è uno dei ruoli fondamentali del museo. Forse tanti non sanno che i Musei Vaticani sono nati nel secolo dei Lumi. Noi ci vantiamo di essere nati chiaramente nel 500 con la nascita della Conte, con la scoperta della Conte, con Giulio II della Rovere, che è il Papa che in 10 anni di pontificato, dal 1503 al 1513, riesce a chiamare Bramante a Roma e distruggere la Basilica Costantiniana e costruire la nuova e grandiosa Basilica Vaticana. Chiama un 35enne Michelangelo a completare la volta della Cappella Magna, appunto della Cappella Sistina, che suo zio Sisto IV aveva iniziato. Chiama un 24enne Raffaello a decorargli le sue stanze private. Non voleva vivere nel sottostante appartamento Borgia, e quindi voleva, ma soprattutto è il pontefice che pone la prima collezione di statuaria greca-romana, pone quei modelli come simbolo e mutua quei valori, come dicevamo prima, da Pagani a valori morali che fa propri del suo pontificato, il Novello Cesare appunto. Ma i Musei Vaticani di fatto, tanti non lo sanno, nascono nel secolo dei Lumi, nascono nell'ambito della Biblioteca Apostolica Vaticana e nascono come supplemento visivo di studio. Come oggetti e artefatti e artifacts e opere che in qualche modo servono alla conoscenza a formare le persone, a formare gli studiosi, a formare i connoisseurs, i savants del momento. E il fatto che nascano il Museo Cristiano, il Museo Profano nell'ambito della Biblioteca Apostolica Vaticana e poi il Museo Pio Clementino, e poi semplicemente dopo arriveranno ai Sacri Palazzi, verranno staccati, e il museo appunto come concepito oggi è il Museo dello Stato della Città del Vaticano, ma che è nato nel 1929. Prima erano comunque musei, collezioni legate in qualche modo alla biblioteca e comunque ai Palazzi Vaticani. E questo è un aspetto importante, perché erano parte dell'educazione stessa del clero, ma anche chiaramente degli artisti. Abbiamo registri nel nostro archivio storico di artisti che venivano a copiare. Winckelmann è un esempio di studioso, ma tanti sono gli artisti che per secoli sono venuti
copiare, ispirarsi e a fare. Questo noi cerchiamo di farlo ancora oggi. Gli allievi dell'Accademia delle Belle Arti di Roma vengono e disegnano in Cappella Sistina, disegnano il Museo Gregoriano Profano, disegnano il Museo Egizio, con dei progetti che poi diamo voce a loro, abbiamo una policy che non esponiamo artisti viventi nell'ambito non facciamo esposizioni di artisti viventi, ma i giovani dell'Accademia li esponiamo. E quindi ecco, non c'è dubbio che il Museo del Futuro continuerà il suo ruolo di ricerca per educare, per poter formare le persone, ma è anche un luogo che deve essere vissuto, un luogo che deve essere... Grazie. Cambiamo da computer al Mac, vediamo se questo ci aiuta. Perché il mio era Mac. Sì. Forse ma... È una domanda su quello che avevi appena detto. Non esponete opere di artisti viventi? È una scelta? Non possiamo fare mostre di artisti viventi. Alcune poche opere di artisti, ecco questa dell'aborigena australiana sicuramente le esporremo. Abbiamo poche opere di artisti contemporanei, ma è una scelta di non fare esposizioni dedicate per salvarci. No, e questo è un tema etico importante. Ne parlavamo con Laura Vigo qualche settimana fa a Montreal, del problema che i musei si devono porre. L'arte contemporanea entra nei musei, noi la facciamo entrare su temi di riflessione. Dobbiamo sempre essere consapevoli che per tanti artisti il museo è anche un luogo, c'è un mercato economico, e quindi esporre in un museo significa crescere a volte le quotazioni, insomma ci sono delle regole che vanno seguite. E ti chiedo un'altra cosa, avete una policy di acquisizione? Il Museo Egizio fa ancora, scusami, il Museo Vaticano, un lapsus. Assolutamente sì. Allora, noi riceviamo tante proposte di donazioni e questo il 90% le rifiutiamo, chiaramente perché non abbiamo dei depositi diciamo sufficientemente grandi, ma un buon 10% lo abbiamo acquisito, e soprattutto abbiamo anche dei fondi che dedichiamo ad implementare parte delle collezioni, soprattutto quando o sul mercato o da collezionisti vengono opere che in qualche modo vanno a integrare delle lacune della nostra collezione o in intere collezioni. Recentemente abbiamo acquisito un fondo importantissimo di una famiglia che ha voluto, alla morte dei due genitori, un importante collezionista italiano, regalarci 80 autoritratti di artisti dal 700 a metà del 900, che senza l'obbligo di esporli, probabilmente una gran parte li esporremo nella nostra pinacoteca, nella sezione contemporanea, però sì, sicuramente abbiamo una policy diciamo di acquisizione. Chiaramente, se devo decidere di destinare dei fondi al restauro o all'acquisizione, ci penso due volte, perché chiaramente preferisco preservare le collezioni che ci sono invece che implementarne e poi non mantenere bene le collezioni che già abbiamo. E siccome sono tante e diverse e anche a volte appunto che necessitano di restauri, sicuramente appunto comunque sì, lo facciamo. Senti, abbiamo parlato di futuro, di passato, di come il museo si è formato, della sua stratificazione, della definizione di museo universale, dei problemi che con questo sono anche connessi, ma cerchiamo invece adesso di parlare un attimo di futuro. Hai detto mentre parlavi prima la pandemia è stata anche un po' un spartiacque, soprattutto per un livello di digitalizzazione, di outreach. Tutti i musei ci siamo un attimo, per la prima volta abbiamo subito, per la prima volta dopo tanti anni, dopo il secondo conflitto mondiale, questo trauma di essere chiusi e di dover essere in relazione con un pubblico. Questa riflessione, questa digitalizzazione dei musei ha portato anche a una serie di riflessioni sulla sostenibilità dei musei. In realtà le cifre post-pandemiche ci fanno capire come la gente in realtà abbia voglia di tornare nei musei. Ma quanto riusciamo ancora a parlare alle nuove generazioni? Quanto i giovani
percepiscono ancora il senso della materialità delle nostre collezioni e quanto invece la smaterializzazione data dalle nuove tecnologie forse segnerà un futuro diverso. O in altre parole, una domanda difficile: il museo ha un futuro, a tuo giudizio? Non c'è dubbio che forse sono controcorrente rispetto a tante così opinioni, ma sono sicura che ha un futuro, non c'è dubbio. Ha un futuro, è chiaro che ha un futuro che deve evolversi con l'evolversi della società. Quello che noi abbiamo notato, noi abbiamo chiuso a marzo, abbiamo riaperto a giugno, abbiamo richiuso a ottobre, abbiamo riaperto a fine gennaio, abbiamo richiuso a fine febbraio, abbiamo riaperto a maggio, questo diciamo l'iter. E in questi balletti, diciamo, di chiusure e aperture, l'unico pubblico che c'era, perché abbiamo visto, era un pubblico sotto i 40 anni. Ed è cambiato radicalmente il nostro pubblico, ecco, non tanto in queste ultime settimane che stanno tornando i vacanzieri, come si può dire, ma è cambiato radicalmente la percezione del museo da parte delle generazioni che hanno 20, 30, 40 anni, che prima non venivano, o venivano obbligati, appunto, quelli fino ai 20 anni, 18 anni. Sì, quelli deportati. Quelli diciamo deportati io. Dalle scuole, e invece l'abbiamo proprio notato, e quindi abbiamo cercato di dialogare di più con loro. Io venivo, quando sono arrivata ai Musei Vaticani, da una realtà molto digitalizzata. Ho passato 20 anni della mia vita vaticana prima di questi 7, adesso in questi giorni sono 7 anni che sono ai musei, l'ho passati in Biblioteca Vaticana, e che è tutto meno che un posto ammuffito, è un posto dinamicissimo dove si faceva ricerca a tutti i livelli e soprattutto dove si è avviata una tecnologia di digitalizzazione già negli anni 90, che mi ha permesso, una volta arrivata ai musei, di dire: ma dov'è il museo? Come lo presentiamo nel museo? Perché non c'erano 100 capolavori e non c'era un catalogo online delle opere, come c'erano già in tanti musei, penso ai musei olandesi che sono molto tecnologici, o tanti musei americani, non tanto i musei francesi e inglesi che sono arrivati anche dopo. E, bene, noi abbiamo dal 2017, da quando abbiamo inaugurato il nuovo web, e fino al 2020, quando abbiamo lavorato tantissimo alla struttura, quindi a mettere a disposizione, con tour virtuali, ma soprattutto con conoscenza, quindi con schede di catalogo e tutto un progetto integrato che si chiama Collective Access, quindi un accesso collettivo delle diverse realtà del museo, quindi dall'archivio storico alla fototeca storica, al servizio fotografico, ai laboratori di restauro. Quindi una stessa opera viene declinata in un catalogo collettivo attraverso le sue diverse realtà, e questo è nel nostro sito, e lo è non solo per il Laconto, per le opere della Pinacoteca, che sono le opere più famose, dai Caravaggio ai Raffaello a Leonardo e così via, ma lo è per ogni singolo pezzo esposto ad oggi. E questo è un mio orgoglio, perché in realtà era facile. Non erano dei numeri impossibili. In Biblioteca Vaticana si sta avviando un progetto di digitalizzazione di milioni di pagine dei manoscritti. Quello sì che è un progetto complesso, difficile, pagina per pagina, con anche pagine semplicemente testi scritti che si possono allargare e che possono raggiungere tutto il mondo. Da noi parlavamo di diverse centinaia di migliaia di opere, ma non milioni. E quindi non è così complicato, e si può fare, e le nuove generazioni che sono tecnologicamente più avanzate, appunto, lo ricepiscono molto, molto, molto meglio. Possono preparare la visita se la vogliono prima di venire, possono approfondire se hanno delle curiosità. C'è tanta curiosità nelle nuove generazioni, non crediamo che sono strumenti e mezzi diversi, perché la società evolve. Se io penso come ho studiato io negli anni 80 all'università, per sapere non so, un affresco particolare di una certa cappella di una chiesa locale, dovevi andare in biblioteca, avere la fortuna di trovare una fotografia in bianco e nero. Oggi tu googoli direttamente
quella chiesa e c'hai addirittura a volte il tour virtuale, quindi è anche la modalità di come tu fai ricerca. E noi dobbiamo insegnare questo, dobbiamo insegnare a fare ricerca con i mezzi tecnologici che oggi abbiamo a disposizione, che non sostituiranno mai la fruizione diretta, ma possono essere un validissimo supporto di conoscenza e di approfondimento. Vi faccio un esempio: prima di andare via dalla biblioteca ho pubblicato un volume in Biblioteca Vaticana su un viaggio che un gran turista fa lungo la Via Appia, degli acquarelli insieme a un pittore. Ho pubblicato questi 226 acquarelli che Sir Richard Coulthard fa insieme a Carlo Labruzzi lungo l'anno della Rivoluzione Francese 1789, lungo tutta la Via Appia, fissando lo stato dei monumenti archeologici in quel momento. Ecco, noi abbiamo in Biblioteca Vaticana 226 acquarelli preziosissimi, li abbiamo digitalizzati, li abbiamo fotografati, ma al British Museum hanno la prima versione fatta en plein air che l'Abruzzi aveva, perché Richard Coulthard se la porta in Inghilterra insieme all'altra versione, poi la versione buona la rivende varie cose, arriva Thomas Ashby che la dà alla Biblioteca Vaticana, quella rimane e finisce al British Museum. Io ho, invece di passare mesi al British Museum a fare confronti, ho fatto tutti i confronti online, perché il British Museum negli ultimi anni ha messo online tutti i suoi disegni, e questo è il modo di fare ricerca. Poi sono stata una settimana a Londra a fare gli ultimi controlli, ho trovato un'opera che non era stata fotografata e quindi è stato chiaramente utile andare a fare un'opera diretta, ma è da questa integrazione che si può fare la ricerca. Quindi assolutamente non penso che il museo sia un luogo morto, anzi con gli strumenti che noi abbiamo possiamo implementare ancora di più. L'altro giorno proprio un progetto in collaborazione sulle SECMET, sulle nostre 11 SECMET che abbiamo presentato un progetto congiunto anche col Museo Egizio di Torino e con altre realtà appunto di studi egittologici su queste statue, appunto queste SECMET, e abbiamo presentato che in qualche modo sono un po' l'emblema di quello che sono i musei oggi, perché non è soltanto un'attività di conservazione e musealizzazione. Noi l'abbiamo spostate, l'abbiamo restaurate, quindi conservazione, l'abbiamo spostate da dove erano nell'emiciclo esterno dietro la Pigna di Belvedere, perché effettivamente abbiamo preferito metterle all'interno. Guardavo qui, effettivamente noi gli abbiamo un po' dato questo stesso effetto di galleria di queste divinità che sono un po' controverse come figura, sono delle divinità buone ma anche belle, belle toste, quindi comunque è un bellissimo percorso in cui le abbiamo messe, ma al tempo stesso le abbiamo studiate, le abbiamo misurate, siamo andati a fare uno scavo come andate voi a Luxor, perché ancora oggi di questo mausoleo meraviglioso continuano a uscire, quindi attività di scavo, attività di ricerca, attività di misurazione, attività che usa l'intelligenza artificiale, quindi con una contemporaneità nelle metodologie di ricerche che non sono più il solo disegno accademico che ancora facciamo per le nostre pubblicazioni, penso anche voi, il disegno esatto, però al tempo stesso abbiamo i 3D, abbiamo l'intelligenza artificiale che ci permette di valutare le differenze, perché sono tra l'altro tutte diverse, anche questa è la cosa straordinaria, e questo lo possiamo dire ancora di più con delle misurazioni esatte, con i supporti tecnologici che la ricerca ci permette. Quindi assolutamente penso che il museo, e tra l'altro ecco l'ultima declinazione abbiamo presentato appunto l'altro giorno, che addirittura le SECMET sono state oggetto in questo istituto europeo di design, il cosiddetto IED che sta a Roma, che si occupa di design in tutte le sue declinazioni, sono state oggetto appunto di una serie di tesi ad hoc date proprio sulla SECMET, declinata per gli abiti, declinata per i gioielli, declinata per tutte le forme del design moderno, per le nuove generazioni che devono appunto studiarle. Quindi non c'è dubbio che è formazione anche quella, che è condivisione, che è il ruolo che il museo ha
e che il fatto che erano a Roma e che lo IED è a Roma e potevano tranquillamente andarla a vedere, ragionare, vedere le differenze e trarre spunto anche da piccoli particolari della loro composizione è stato determinante per il loro lavoro di tesi. Assolutamente il museo non morirà. Allora, la tua risposta è meravigliosa perché hai sintetizzato davvero cos'è un museo. Ci hai spiegato cos'è un museo nella sua storia, che è la memoria stratificata. Hai usato due parole chiave che uso sempre anch'io, che sono curiosità e ricerca. La ricerca sulla storia degli oggetti, sulla loro declinazione, sulla loro biografia, tesa anche a suscitare la curiosità, che è la stessa curiosità che ha portato al collezionismo, che porta i visitatori a venire in museo, che porta ognuno di noi a interrogarsi su cosa significa un oggetto che è davanti a noi. In altre parole, al superamento di quella frase usata da Dostoevskij ma declinata in maniera errata molto spesso negli ultimi anni, che sarà la bellezza che salverà il mondo, in realtà è la conoscenza che salverà il mondo, e il museo è un luogo di conoscenza. Però ti chiedo, che è un problema che tutti noi affrontiamo, il museo ha questa dicotomia: da una parte è un istituto assolutamente attivo, dinamico, con donne e uomini che ogni giorno fanno ricerca, che dialogano in varie discipline. Forse oggi più che mai il museo è davvero il luogo multidisciplinare, io ritengo molto di più dell'accademia, perché da noi la multidisciplinarità non è un'opzione perché un progetto di ricerca ti viene imposto, lo è nella nostra vita quotidiana, perché quando fai un progetto espositivo senza l'ingegnere, l'architetto, l'esperto di comunicazione, l'esperto di didattica, colui che ha fatto ricerca sull'oggetto, il designer, il web designer, non la puoi fare. Quindi noi, è la nostra natura stessa dialogare, e per questo secondo me siamo davvero una parte della società. Al contempo però i progetti espositivi temporanei ci permettono di esporre e di dialogare con il pubblico, con i risultati della ricerca. Le nostre esposizioni, gioco forza, rimangono un po' statiche, è un po' difficile riuscire ad adeguare le didascalie in continuazione, a cambiare in continuazione i pannelli, a trovare delle modalità di esporre la ricerca. Lo noto molto spesso quando io faccio un'attività una volta al mese che chiamo la passeggiata col direttore, dove i visitatori non mi chiedono mai la datazione di un oggetto, ma mi chiedono: ma ho letto che è stato a Saqqara, cosa è successo, quali sono i risultati della ricerca, cosa emerge dal campo. Allora, come fa il museo, a tuo giudizio, a radicare ancora di più, a disseminare i risultati della ricerca, a rendere partecipi tutti, non solo la comunità degli studiosi, dei risultati della ricerca? Perché i musei sono molto bravi, da molto tempo hanno imparato a organizzare convegni, pubblicano atti, scrivono libri, scrivono cataloghi, quindi fanno ricerca accademica di livello, ma questa poi viene connessa al visitatore che entra nelle nostre sale? Fino a che punto e come possiamo migliorarci in questo? Allora, un esempio, almeno per quello che noi stiamo cercando di fare, perché non è facile, concordo con te, può essere dato da un progetto che noi faremo quest'anno. Noi abbiamo tre grandi celebrazioni quest'anno, anzi quattro, è l'anno di Canova ritardato, diciamo, perché con la pandemia il 2022 era Canova, e quindi faremo un percorso diffuso di Canova con dei totem che valorizzano il ruolo che Canova ebbe non soltanto come direttore di queste collezioni e amplificatore di queste raccolte, ma soprattutto come scultore, perché abbiamo non soltanto sue opere, ma anche tutto il ruolo che lui ha giocato per il recupero delle opere napoleoniche. E in questo caso noi, così come in un'altra delle celebrazioni che faremo, appunto dicevo, faremo quattro celebrazioni, una dedicata a Canova, l'altra dedicata a Perugino, perché è l'anno del Perugino, e chiaramente noi lo abbiamo nella Cappella Sistina, negli affreschi meravigliosi, ma anche nella volta della stanza dell'incendio, ma anche delle stanze di Raffaello, ma anche in opera in Pinacoteca. E quindi la terza celebrazione saranno i 50 anni della collezione d'arte moderna e contemporanea, quindi i 50 anni da quel famoso momento che San Paolo VI, il 23 giugno del 1973, volle
volle riunire in Cappella Sistina gli artisti e all'indomani della sua elezione, e soprattutto fondare una collezione di circa 1000 opere di arte contemporanea che si sono decuplicate in questi 50 anni. Noi raccontiamo dove va il rapporto anche con l'arte contemporanea del Papa, ma soprattutto vogliamo rinsaldare quel legame che Paolo VI disse. Addirittura Paolo VI quasi chiese scusa agli artisti di aver interrotto il dialogo con loro, perché noi siamo un museo, appunto, vogliamo essere un museo non soltanto di opere del passato, ma vogliamo dialogare con la creatività del presente a servizio anche dei valori della Chiesa. E San Paolo VI chiese scusa dicendo: noi abbiamo interrotto il dialogo con noi, riallacciamolo, perché l'artista è un profeta e un poeta. Un profeta perché vede prima degli altri, e un poeta perché sa distillare con le sue opere dei concetti che altrimenti avrebbero bisogno di essere molto molto più difficilmente raccontati. Ecco, noi faremo questo. E l'altra cosa che celebriamo sono i 100 anni del nostro laboratorio di restauro. Ecco, e qui arrivo alla tua risposta: come facciamo a dialogare e a raccontare tutte queste cose, queste nostre celebrazioni, con non soltanto con gli studiosi, ma con il nostro pubblico generale? Ecco, e per i 100 anni del laboratorio di restauro pittura abbiamo scelto delle opere chiave, dagli affreschi delle stanze di Raffaello alle gallerie delle carte geografiche, che qua forse credo che piano piano vedete, a opere chiaramente in pinacoteca, che con dei totem racconteremo attraverso dei QR code che rimandano a dei video, che rimandano all'attività di restauro che è stata fatta su quell'opera, che rimandano a degli approfondimenti sulla fototeca storica, degli approfondimenti anche di attività che sono state fatte su quell'opera. È chiaro che è un mezzo verso le nuove generazioni, perché non tutte le generazioni hanno la possibilità di uno smartphone e di vederlo, ma è comunque una... chiaramente con un linguaggio semplice, non un linguaggio aulico, e che in realtà è sempre meno un linguaggio, anche la nostra ricerca, non lo so se capita anche a voi, ma l'attività di ricerca che noi facciamo è sicuramente un'attività seria, con bibliografia, eccetera, ma molto più snella di come ci hanno insegnato a noi all'università, e ancora oggi in qualche modo, se vuoi, cioè, nell'università di oggi, non dico che non si fa ricerca in maniera seria come la facevamo noi, ma è sicuramente una modalità più interattiva. E voglio riallacciarmi a un altro discorso che facevi te prima rispetto alla ricerca. Io mi reputo non fortunata di più, al di là per il lavoro che faccio, ma soprattutto perché, amando quello che faccio, lo posso fare non soltanto a livello teorico, cosa che si fa nelle università. Spesso i professori universitari non hanno il contatto diretto con l'opera d'arte. Noi all'interno dei musei abbiamo il privilegio di farla anche approfondita, non dico a livello universitario, ma perché no, e di farla con questa integrazione, con questa vivacità di punti di vista e di pragmaticità, perché conosciamo l'opera, ne conosciamo la materialità, che è un aspetto fondamentale, che non è soltanto, non c'è dubbio che l'aspetto ideativo ed estetico puro è importante, ma è la sua materialità anche che è fondamentale. E noi come curatori, come direttori, ma comunque come curatori di un museo, all'interno di un museo, abbiamo un privilegio straordinario, e quindi lo possiamo fare, credo, meglio. E sono d'accordissimo con te. C'era una nostra collega egittologa, che purtroppo è mancata, che lavorava alla Valle di Re, e io la incontrai da ragazzo a Luxor, e lei mi diceva: ogni mattina non ci posso ancora credere che faccio questo lavoro, I count my blessings. Ecco, io penso che noi che lavoriamo in museo, che abbiamo gli oggetti, che abbiamo questa enciclopedia materiale del passato, è una fortuna incredibile. Mentre parlavi mi veniva anche in mente un dialogo che ho avuto qualche anno fa con il rettore della Von Humboldt Universität a Berlino, e mi diceva che uno dei problemi che la Von Humboldt, uno dei centri di ricerca più importanti al mondo, si pone è il fatto che la ricerca primaria, che ovviamente deve continuare perché è la forza vitale di una società, ha però un problema
di sostenibilità. Lui mi diceva: le pubblicazioni che noi facciamo in genere non vengono, per il 90%, 97% non vengono lette da più di 15 persone, perché sono pubblicazioni ovviamente molto specialistiche. Però lì si apre un settore enorme della ricerca, cioè dobbiamo cercare il museo, a mio giudizio è quel luogo, quel ponte che riesce fra la ricerca pura a trovare delle modalità, delle chiavi anche di declinazione per il pubblico. O venendo, passando dai Vaticani e venendo in Italia, per me il museo è il luogo, e ne ha parlato anche la nostra Presidente in Corte Costituzionale, dove l'articolo 3,2 della nostra Costituzione trova ragione d'essere, dove si abbattono quelle barriere che permettono lo sviluppo armonico della persona, perché noi possiamo, come ci hai raccontato tu questa sera, abbattere queste barriere, comunicare la conoscenza, comunicare la ricerca e ricollocare questa enciclopedia materiale del passato con le generazioni attuali e future. Allora, mi avvio alla conclusione, ti voglio fare una, prima di chiederti i progetti che state sviluppando, cioè il Giubileo, l'hai nominato più volte e vogliamo capire anche le novità imminenti dei Musei Vaticani, ti volevo prima fare una domanda in cui mi interessa moltissimo la tua risposta. Per tutti i direttori che verranno, il tuo ruolo è particolare in quanto non solo dirigi un museo universale, ma lo dirigi all'interno di uno stato confessionale, ne abbiamo già parlato, e quindi ti chiedo, per i Musei Vaticani, nella mission dei Musei Vaticani, l'arte e catechesi, gli oggetti che voi esponete sono parte di un progetto di catechesi? Penso che la domanda che ti ho fatto penso è ovvia, e quindi la successiva è: come entrate in relazione con le altre confessioni, con le altre religioni, con un pubblico che avete che è universale e non necessariamente viene da un background cristiano? Allora, anche questo fa parte, allora non c'è dubbio che è assolutamente così, nel senso che le nostre raccolte sono veramente il nostro strumento di evangelizzazione, e questo lo sono sempre stato, lo sono ancora di più all'indomani appunto della nascita dello Stato e della Città del Vaticano, quando Papa Pio XI, che era un pontefice molto lungimirante, Pio XI Achille Ratti, era stato prefetto della Biblioteca Ambrosiana, poi prefetto della Biblioteca Vaticana, poi era diventato arcivescovo di Milano. Quando viene eletto nel 1922, intuisce che la cultura deve essere lo strumento di evangelizzazione. La cultura non soltanto amplia la Biblioteca Vaticana, la dota di depositi lunghi 40 chilometri e la, chiaramente da ex prefetto l'aiuta moltissimo, ma soprattutto fa di tutto per aprire i musei al mondo. Dal 1932, quindi 2 anni e mezzo dopo l'11 febbraio 29, quando vengono sanciti i trattati lateranensi, si apre il famoso portale con Raffaello e Michelangelo, lo stemma di Pio XI, la scala elicoidale famosissima, e cioè celeberrima di Giuseppe Momo, torinese, di cui l'archivio si conserva qui all'archivio di Stato di Torino, l'archivio di tutti i disegni. Chiunque paga un biglietto e può entrare, non importa di quale censo, non importa di quale confessione tu sia, non importa se sei giovane, anziano, ricco o povero, chiunque può entrare e nutrirsi di queste collezioni. Fino a quel momento non era così, i Musei Vaticani sì erano aperti, ma erano un'elite, erano gli artisti, erano i diplomatici, erano gli ecclesiastici. E questa è la portata straordinaria, cioè il Pio XI intuisce del ruolo di evangelizzazione. Ma venendo alla tua domanda, come possono diciamo culture diverse capire certe cose? Ecco, questo sicuramente le nostre didascalie aiutano, stiamo implementando, e questo è uno dei progetti diciamo futuri, moltissimo l'attività didattica anche in questo senso. Abbiamo delle audioguide comunque ad oggi in 7 lingue che raccontano il museo, chiaramente spiegando anche alcune iconografie. Per i coreani è già più facile perché sono una popolazione a prevalenza, insomma, con una larga percentuale cattolica, però altri paesi asiatici
assolutamente non riconoscono Adamo ed Eva. Abbiamo portato nella città proibita a Pechino un grande dipinto di Venceslao Peters, l'Adamo ed Eva nel Paradiso Terrestre, che sta nella nostra Pinacoteca Vaticana, e in tanti non sapevamo, abbiamo dovuto spiegare con didascalie esattamente chi erano Adamo ed Eva, cos'era il Paradiso Terrestre, perché sembravano, per loro erano un uomo e una donna, nudi oltretutto, quindi anche con difficoltà per culture diverse di far capire la purezza della nudità, quindi comunque anche per l'Expo a Dubai abbiamo scelto di non mandare delle statue perché appunto c'era anche un discorso proprio delle nudità delle statue, sappiamo quello che è successo, quindi non c'è dubbio che sì, è uno strumento straordinario, noi lo facciamo e cerchiamo di farlo e non c'è dubbio che le relazioni sono con i grandi musei e i prestiti, lo vediamo, i rapporti internazionali sono con i grandi musei, ma sono anche con i musei diocesani locali, cioè, perché ecco qui c'è Don Gianluigi Marzio del Museo Diocesano di Ugento, appunto nel sud della Puglia, dove noi abbiamo chiaramente voluto fare una mostra in relazione, facendo dialogare le loro opere con le nostre, perché penso che sia giusto di diffondere anche questo che è la nostra missione, è un patrimonio chiaramente meraviglioso, ma è un patrimonio fatto chiaramente di storia, un patrimonio fatto di arte, ma anche un patrimonio di fede, e che ci piace portare avanti, cioè vogliamo portare avanti, sono convinta che è la nostra missione e che va fatta. E questo è molto interessante anche per noi in questo dialogo. Io mi sono già permesso di chiedere a Barbara se poi questa nostra chiacchierata avrà anche una forma scritta, certo. C'è anche il nostro editore Teresa Panini qui presente oggi, perché poi queste chiacchierate che noi facciamo con i direttori vogliamo che assumano anche una forma e che rimangano, che sia un atto tangibile, e questo aspetto della fede, della catechesi, di un'identità cattolica all'interno di uno stato confessionale è un qualcosa che contraddistingue in maniera molto forte i musei vaticani ed è un aspetto interessante da porre in rilievo. Allora, concludendo su questo, per la Chiesa Cattolica si appresta un periodo importantissimo, è il Giubileo del 2025, è una scadenza abbastanza prossima, i musei quindi in un breve medio periodo hanno deciso di parteciperanno ovviamente al Giubileo in maniera, ho sentito un'intervista con Monsignor Fisichella proprio oggi in cui parlava della nuova piattaforma culturale della digitalizzazione, allora come cambieranno pelle i musei vaticani? Allora, cambieranno pelle, non c'è dubbio che saranno parte integrante di questa grande celebrazione. Ricordo come fosse ieri il Giubileo del 2000, ero in Biblioteca Vaticana al momento e mi ricordo che ci fu un rescritto papale che ci chiese di non fare prestiti, perché le persone dovevano venire in Vaticano e trovare tutte le collezioni per poterle fruire e ammirare. Questo non credo che avverrà per il Giubileo del 25, anche perché c'è una mobilità e ci sono ormai tanti giubilei anche, cioè il Giubileo del 25 sarà un giubileo anche più globale, e la pandemia ci ha insegnato e Papa Francesco ci ha insegnato che no, non è soltanto Roma il centro, ma è il mondo intero, addirittura la Porta Santa dei Giubilei Straordinari della Misericordia l'ha aperta a Bangui in Africa, quindi insomma è sicuramente non quello, ma quello che sicuramente segnò il passaggio del Giubileo del 2000 fu il passaggio delle collezioni dei musei della Biblioteca ai Musei Vaticani. Mi ricordo, io vivevo e lavoravo in Biblioteca Vaticana e le collezioni del Museo Sacro e Museo Profano, quindi delle collezioni straordinarie, identitarie se uno vuole, di quelle raccolte Chigiane, Barberini, fondi straordinari di manoscritti che avevano anche delle opere, diciamo, all'interno del Museo Cristiano e Profano. Da un giorno all'altro, per un rescritto del Papa, dal dicembre del 99, da fine dicembre, nel 2000 passarono ai Musei Vaticani.
in Biblioteca Vaticana lo vivemmo come una diminuzio, ma in realtà aveva un senso non soltanto per una fruizione e anche una gestione, ma insomma siamo tutti figli dello stesso padre, ma anche per le competenze tecniche. Appunto, nei Musei Vaticani operano quasi un migliaio di persone per competenze diverse, di questo migliaio circa 100 sono operatori nel settore della conservazione e restauro, quindi per 7 laboratori di restauro distinti, quindi materiali, pitture, materiali lignei, sculture, materiali lapidei, mosaici, metalli e ceramiche, tessuti, carta e polimaterico. In più c'è un gabinetto di ricerche scientifiche interno, che è un orgoglio veramente di averlo all'interno, con degli scienziati che ci aiutano, ci supportano in tutte le indagini diagnostiche che ci permettono di preparare un buon restauro, di operare e di capire i risultati che si sono ottenuti nel corso di tutto il progetto, ma anche di un ufficio del conservatore che monitorizza gli ambienti, i depositi e le opere nel loro insieme. Ecco, questo per dire che sicuramente ci prepariamo al Giubileo sempre di più, abbiamo deciso di interrompere dei grandi cantieri per non arrivare al Giubileo con dei cantieri in corso, quindi già adesso abbiamo capito che quello che non riusciamo a finire per il dicembre 24 non lo affrontiamo. Lo affronteremo dal 26 in poi, questo nella programmazione triennale è proprio questione di questi ultimi giorni. Abbiamo tante, ci piacerebbe restaurare la Scala Regia, ma sicuramente la Scala Regia di Bernini, che è parte appunto del percorso in uscita dalla Cappella Sistina verso la piazza, non riusciremo a farla per il 25, quindi la rimanderemo al 26, quindi se venite ai Musei Vaticani non guardate che non è nelle condizioni ottimali, ahimè il motivo è questo, ma perché? Perché non vogliamo cercare di accogliere i tanti visitatori che arriveranno, probabilmente allungheremo gli orari di apertura per cercare di decomprimere i flussi nel corso della giornata, abbiamo visto che si concentrano soprattutto nelle ore centrali della giornata, mentre e quindi spalmare ancora di più le orari di apertura compatibilmente con le esigenze del personale chiaramente, ma soprattutto fare campagne di sensibilizzazione, che i Musei Vaticani non sono soltanto la Cappella Sistina, sono tante collezioni diverse, sono circa 18-19 musei diversi per 14 reparti che vanno appunto dall'Egizio, lo dicevo l'altro giorno quando abbiamo aperto giovedì delle Sekhmet, partiamo sempre dall'Egizio perché sono cronologicamente è quello più antico e quindi diciamo sempre che vanno dall'Egizio fino all'arte contemporanea, passando per l'antichità greco-romana, passando per il Medioevo, passando per il grande Rinascimento dei grandi pittori di quella stagione felicissima, ma passando anche per il 6 e il 700, per la grande stagione barocca, da Bernini a Caravaggio, ma sono anche appunto l'arte contemporanea, le carrozze papali, ecco, guardavo l'incoronazione di Re Carlo e noi abbiamo delle carrozze papali meravigliose settecentesche che abbiamo nel Museo delle Carrozze e delle Berline Papali all'interno dei musei. L'altra cosa che faremo è sicuramente implementare il nostro Vaticano 2, che è i Musei Vaticani 2, che è la villa e la residenza e i palazzi di Castel Gandolfo. Da quando Papa Francesco è stato eletto al Soglio Pontificio ha deciso di non fare vacanza e quindi la residenza estiva di Castel Gandolfo, non soltanto il palazzo ma tutti i giardini con la meravigliosa villa di Domiziano, i giardini anche quelli disegnati da Giuseppe Momo negli anni 30, ma con un substrato che erano appunto tra la villa Barberini e questa resti di questa meravigliosa villa con il criptoportico, con il teatro di Domiziano e così via, sono diventati, accolgono i nostri visitatori, sono parte della nostra offerta museale. Quindi lì abbiamo portato delle collezioni storiche, abbiamo intenzione di implementare
con delle mostre, in quel caso anche, non mi piace usare tanto il termine, ma un po' immersive, virtuali, sul ruolo che ha avuto Castel Gandolfo, il palazzo, durante la Seconda Guerra Mondiale. Addirittura nella stanza del Papa sono nati 50 bambini, e questa è una storia che tanti non sanno. Abbiamo documenti, abbiamo fotografie, abbiamo video, abbiamo testimonianze anche video di persone, racconteremo questo, racconteremo come 12.000 sfollati hanno vissuto nel criptoportico di Domiziano durante quelle fasi difficili dallo sbarco di Anzio fino all'arrivo, alla liberazione di Roma, e venendo nutriti dalla fattoria delle ville pontificie che ancora oggi appunto noi facciamo visitare. Ecco, sicuramente un implemento di quegli spazi del palazzo, sempre tenendo fermo che in un futuro, se un altro pontefice vuole ritornare a fare la vacanza, dobbiamo ritornare indietro, e quindi chiaramente. Quindi con una dinamicità e poliedricità di movimenti che va sicuro, caratterizza tutto il lavoro vaticano, perché non siamo un posto statico, siamo un posto... Ma siete attivi anche in questo, e questa è la grande differenza anche con noi. Voi vivete anche in una monarchia assoluta, forse l'unica monarchia assoluta sì, che è rimasta, in cui il pontefice può stabilire quello che fare. Allora io avrei altre 1000 domande da farti, però voglio innanzitutto ringraziarti per essere venuta qui, per averci permesso di aprire questa chiacchierata, per averci raccontato il passato, il presente, il futuro del museo, per aver condiviso con noi le nostre riflessioni. Allora innanzitutto direi un grande applauso alla dottoressa Iatta. E poi, se ci concedi ancora 5 minuti del tuo tempo, non è usuale avere qui il direttore dei Musei Vaticani, quindi se ci sono delle domande, 5 minuti, concedo la parola. Sì, prego. Innanzitutto grazie per essere qui a Torino, grazie. Ma grazie anche al nostro direttore. Il nostro direttore, io lo chiamo il nostro direttore, ci ha abituati, come le ha detto, alle passeggiate. Erano virtuali durante la pandemia, invece sono mensili adesso, fortunatamente. Mi rendo conto che questo è irrealizzabile per voi, ma lei ha parlato di 18 collezioni. Volevo sapere se sarebbe possibile, o se avete anche intenzione voi, di copiare l'idea del nostro direttore e ogni curatore di una sezione fare mensilmente, o non lo so quando, un incontro, perché effettivamente per molti i Musei Vaticani sono la Cappella Sistina, ma non è quello, e viene fatto tutto, la visita viene fatta in funzione, cioè si cerca di andare a vedere subito questa cappella, tralasciando delle opere straordinarie. Allora, in parte già lo facciamo. Lo facciamo molto nell'Egizio, lo facciamo nel Museo Etrusco, lo facciamo nella Pinacoteca, lo facciamo meno lungo le gallerie inferiori e superiori, che sono quei lunghi corridoi, non so se avete... a un certo momento c'erano delle piantine del museo, sono 7 chilometri i nostri percorsi. Alcune gallerie non riusciamo a farlo, ad esempio nella Galleria delle Carte Geografiche, perché il flusso dei visitatori è talmente tanto ampio che in quegli spazi sarebbe complicato, anzi c'è tutta una policy delle nostre guide che devono entrare e sanno che si devono mettere da una parte, i gruppi non possono essere più di 20 persone, ma comunque non devono intralciare l'altro gruppo, quindi c'è tutta una dinamicità, diciamo, di rispetto del lavoro degli altri che va rispettato. Abbiamo una regola, non parliamo invece, non si fanno spiegazioni in Cappella Sistina, perché è un luogo sacro, e quindi le spiegazioni, diciamo, che i nostri operatori didattici fanno, le fanno prima. Però sì, sicuramente potremmo ampliare con i curatori, l'abbiamo fatto molto in maniera virtuale durante la pandemia, e lo facciamo quasi settimanalmente su Instagram. Abbiamo avviato già prima della pandemia, già prima del 2020, un'attività
veramente incredibile su Instagram, e facciamo proprio delle dirette. Io ne ho fatta soltanto una su Canova, proprio il giorno, il 13 ottobre dello scorso anno, che era proprio l'anno del 200 anni dalla morte, ma tutti i curatori l'hanno fatto e lo fanno. Addirittura il curatore delle arti del Rinascimento, c'è, cioè, il martedì, cioè c'è ogni giorno c'è una, più o meno un'attività, e ogni giorno viene comunque postata una nuova foto, e addirittura abbiamo per i nostri visitatori la possibilità di fare delle foto e poi inviarcele, e c'è la foto della settimana che noi postiamo, non mi ricordo più quale giorno, mi sembra il sabato, però è così sicuramente, ma usiamo Instagram, non facciamo tour virtuale, e facciamo a volte soltanto su questi tre reparti delle visite. E poi facciamo le visite, avete visto a un certo momento la necropoli di Santa Rosa, che è uno scavo che abbiamo incredibilmente trovato, quello proprio nel giubileo, lavorando per il giubileo del 2000, con la necessità, nel più piccolo stato del mondo, 44 ettari di stato, di trovare dei parcheggi, perché chiaramente la società evolve e i dipendenti avevano delle macchine, non venivano più in bicicletta o a piedi, o non erano più limitrofi, ma vengono effettivamente da lontano. E scavando proprio all'interno, nella zona appunto sud dello stato, a sinistra della basilica, quindi sotto praticamente il colle di Sant'Egidio, insomma sotto il Museo Pio Clementino, è stata trovata, appunto scavando per un parcheggio, è stato interrotto, il parcheggio è soltanto una parte minima di quello che era previsto, perché è stata trovata uno scavo straordinario, una necropoli non cristiana ma una necropoli pagana, stratificata in diverse epoche, che noi facciamo visitare. Ecco, quello sì, i nostri archeologi la fanno visitare non soltanto agli studenti delle diverse università che vengono, perché è veramente un esempio straordinario di scavo, ma soprattutto la cosa meravigliosa è che è all'interno del Vaticano, scoperta nel 1999, e che noi offriamo anche come visita di reparto chiuso. Tra l'altro tra poco, il 25 di maggio, apriremo altre due sale, una sala che è una spezieria antica settecentesca che abbiamo ricostruito completamente in una sala, e la collezione delle ceramiche, insieme alla pubblicazione finalmente dopo tanti anni del catalogo delle ceramiche, che è una collezione molto importante della ceramica italiana, diciamo medievale e rinascimentale, con dei piatti rinascimentali raffaelleschi di grande importanza, ma anche delle ceramiche medievali molto poco diciamo importanti, perché molto poco presenti diciamo in altre collezioni, e la sala dedicata alle ceramiche e la spezieria, anche quelle verranno aperte soltanto con delle visite speciali che i curatori diciamo offriranno, perché sono materiali troppo delicati. Le faremo appunto, il sopralluogo è di stamattina, del custode, io stavo venendo in treno qui quindi non ci sono stata, però è l'idea di aprirla per farle vedere da lontano, ma la visita e la spiegazione di che cosa c'è sarà fatta su, appunto con il curatore e su richiesta speciale. Poi a volte vi può capitare la fortuna, che è capitata a me per caso, ti ricordo, una volta ero al Museo, non avevo detto che ero al Museo Vaticano, ho visto uscire Barbara, eri nel ponteggio, mi hai portato su nel ponteggio a vedere il restauro, sì, perché poi di Raffaello. Perché tanti cantieri ci sono, e quindi quello, allora generalmente sono casi isolati, perché adesso con tutta la sicurezza, le normative, i POS, lo sai bene, per gli scavi o anche per dobbiamo stare attenti di portare su persone, ma ecco, si può organizzare anche, e stavamo pensando per la fine, per la volta di una sala con degli affreschi, di fare appunto un ponteggio che permette anche ai visitatori di passare in alto e di vedere da vicino gli affreschi, perché potrebbe essere un'occasione. Allora, l'ultima domanda e poi non abusiamo più della pazienza. Sì, Federico.
Sì, rapidamente mi riallaccio a qualcosa che lei ha detto all'inizio. Lei ha parlato di all'uso al Partenone, alle restituzioni. No, dono. Dono in quel caso, è giusto. No, però dice, parlando del dono, in qualche maniera ha richiamato tutto quello che è il tema invece della restituzione chiesta dalla Grecia, non nei confronti del Vaticano, ma nei confronti del British Museum, e tutto quello che c'è dietro. Non voglio parlare di restituzioni o di doni, però la tematica è questa. In Inghilterra è in corso una grandissima riflessione sul proprio passato coloniale, in particolare nei musei, e quindi anche in termini autocritici, no? Molto molto forti. Lei giustamente ha osservato che le collezioni, che il Vaticano non sono costituite come collezioni, diciamo, di appropriazione coloniale, perché effettivamente lo Stato Pontificio non ha avuto colonie, però io penso che questo sia solo una parte della verità, francamente. Personalmente io penso che la Chiesa Cattolica sia stata una grande potenza coloniale, ma in un senso diverso, nel senso di organica ai disegni di altre potenze coloniali, organicissima, cioè braccio fondamentale, culturale, tra virgolette, diciamo, che quelli che permettevano di evangelizzare, sto parlando ben inteso di evangelizzazione come violenza, siamo chiari, e evangelizzare i popoli, fornire la giustificazione ideologica che permetteva di dire che sì, colonizzare è giusto perché non siamo portatori del verbo o di una morale superiore. Quindi in questo senso c'è questo grande passato coloniale, in un momento così importante di riflessione dei musei sul proprio passato coloniale. Io penso che il Vaticano sarebbe il luogo privilegiato per fare una riflessione del genere, e anche che potrebbe anche appoggiarsi sulle acquisizioni del Vaticano, perché sto pensando a Propaganda Fide. Guardi che Papa Francesco tante riflessioni le sta facendo, e le sta facendo anche attraverso di noi. Anzi, la potenza di questo pontefice, e Dio ce lo preservi il più a lungo possibile, è proprio questo. Sta aprendo dei fronti inimmaginabili fino a pochi decenni fa, ma fino a pochi anni fa, e quindi non c'è dubbio che la direzione è quella che dice anche lei, ma con un... va sempre tutto, e in questo ancora il Papa ci aiuta, perché ha non soltanto molto senso critico della misura delle cose, ma anche molto senso ironico. L'altro giorno, quando siamo rientrati con la delegazione vaticana da Atene, dice: va bene, ma se adesso dall'Egitto ci vengono a chiedere gli obelischi, gli dico di no, perché obiettivamente... Anche perché sono proprietà del comune di Roma, per cui... L'obelisco di Piazza San Pietro no. Obiettivamente, pensate, l'obelisco di Piazza San Pietro è l'unico che è stato eretto dall'epoca di Caligola, perché poi è stato, sì, giusto, spostato, ma sempre più o meno, però di fatto... Quello sì che è fonte di una colonizzazione, quando sono stata a Swan mi hanno detto: noi non abbiamo, se non l'obelisco rotto, non abbiamo più nessun obelisco qui da noi, e sono tutti in giro e sono tutti a Roma, o comunque, insomma, era chiaramente provocatorio. Come non c'è dubbio che le riflessioni la Chiesa oggi... Le sta facendo su tanti fronti. Adesso non voglio fare discorsi che esulano da quelle che sono le mie strette competenze, però le sta facendo su tanti tanti fronti. E questo pontefice, pensiamo anche soltanto all'unica voce che grida alla pace, che guarda anche all'altro popolo che è in guerra e che muore insieme agli ucraini, che è il popolo russo, che in tanti ignorano, ma ci sono morti anche dall'altra parte. E Papa Francesco è veramente una delle poche voci che urla questo. E non si preoccupi, stiamo andando in quella linea. Bene. Capiremo in quale forme. Rientrata da Atene, l'ho detto prima, è chiaro che...
io avevo ipotizzato un bellissimo scambio col Museo dell'Acropoli di Atene, perché si parlava dopo il viaggio del Papa ad Atene di questa cosa, a mia mamma addirittura ha chiesto un rapporto su cosa, e chiaramente non è che il Papa da un giorno all'altro, proprio come dice Cristian, giustamente ha deciso di fare un dono, ma è un atto di generosità, perché comunque è una generosità, si è privato delle collezioni, cioè lui lo sapeva benissimo che era parte di un percorso espositivo con una sua coerenza, però l'ha fatto in virtù proprio di un dialogo, della volontà di pacificazione e di dialogo, ed è una voce bellissima, e quindi non saremo certo noi che siamo i suoi soldati in qualche modo in questa sua politica ad andarne contro. È chiaro che sono molte di più le persone, e penso al Canada e penso alla famosa canoa oggetto di tante, ma sono molte più le persone che la vedono da noi che in un museo canadese, e quindi quella cultura può essere raccontata, divulgata, così come il mosaico delle Terme di Otricoli può essere visto, sarebbe andato distrutto, o i paraventi del Ruanda, e quindi bisogna farlo, ma bisogna farlo con intelligenza, con raziocinio e con un senso pratico delle cose, ma anche con una strategia anche alla fin fine politica, ecco. Grazie.